Sì, proprio 10 metri, fai un conto. 10 metri. Ma è fatto un esplodo così di lunghezza, non dell'altezza, ma tutto così. Vedi dove c'è il segnale blu? E dove c'è la ferrovia, è andato tutto a fuoco. Si prende il fuoco il cisterno e poi noi siamo tornati indietro perché pensavo che era il gas. Se non era il liquido, pensavo che era il gas e è scoppiato due bombe, boom, due volte. Poi siamo tornati indietro e basta. Siamo 6 ore e mezza, no? E ha perso il controllo. Però lui si è salvato perché era già bruciato con i due bracci indietro, perché lui è saltato sopra del tetto del camion. È proprio passato in mezzo del fuoco, eh? Quello è il problema. Che lui è salvato, poteva anche bruciare. Rimane lì. No, solo noi, quattro camion. Due cassoni, un frigo e io, centinato. Solo noi quattro. Ma anche di là, anche di qua, non c'è neanche una macchina. Sì, Bene. per quella disgrazia del frigo che lui si è salvato tutti, anche indietro. Ma di là poi non so cosa ha combinato. Allora, siamo salvati con un pelo, eh?